Siamo con Luca Moro, grande mattatore in questo 4-4, capocannoniere di tutta la Serie C. Un altro messaggio per il tuo collega Galuppini, arrivi a quota 13. Adesso vediamo di partita in partita e siamo contenti per quello che sta succedendo. Sono contento per i gol che sto facendo e continuiamo così. Assegno consecutivamente nelle ultime 7 partite in cui hai realizzato 12 gol e questa grande escalation sul piano personale ti è valsa la convocazione in nazionale Under 20. Merito di chi? Di Luca Moro e di? Del Catania, del grande Catania, che siamo una grande squadra, stiamo facendo grandi partite e poi segnare fa sempre bene al giocatore, ma soprattutto anche grazie alla squadra che mi permette di allenarmi ad alta intensità. Ti aspettavi questo rendimento personale in questa prima parte di stagione? Sicuramente non mi sono messo a fare piani inizio anno, però c'era la voglia di dimostrare e lo stiamo facendo. Mister ci ha raccontato che ti sei portato a casa, come tutti quelli che segnano una tripletta fanno, il pallone del match, ma con grande umiltà lo hai fatto firmare a tutti i tuoi compagni. Che significa questo gesto? Significa che spero che sia il primo di tanti, ecco. La firma è per comunque rendere partecipi della tripletta i miei compagni, che grazie a loro che ho fatto gol. Torniamo alla nazionale, alla convocazione così prestigiosa. Da una parte un'esperienza bellissima, dall'altra almeno un po' ti dispiace non poter vivere due gare consecutive al Massimino. Sicuramente, perché erano due gare piene di spettacolo, a casa nostra, con molta gente, però sono contento d'altra parte per questa nuova esperienza e spero di portare avanti. Siete un grande gruppo, lo dicono tutti, tutti quelli che vi seguono, tutti quelli che vi accompagnano in questo vostro momento. Il Catania, che colleziona un altro risultato utile consecutivo, si sta davvero bene nello spogliatoio rossazzurro. Sì, la viviamo serenamente, pensiamo solo al campo e questo ci sta portando a grandi successi. Sull'episodio del secondo rigore, quello con il cucchiaio nel secondo tempo, il mister ci ha detto che se non fosse andata bene, cosa sarebbe accaduto? Probabilmente non li avrei più tirati e forse sarei anche uscito, però mi sono preso questo rischio e fortuna è andata bene. Con Leon Scipos avete trovato un ottimo affiatamento in campo nel secondo tempo. Sì, ma io l'ho detto fin dall'inizio, non c'è la giusta competitività, però se dobbiamo giocare insieme lo facciamo senza nessun tipo di problema e l'uno per l'altro. Allora, un messaggio ai tuoi compagni in vista delle prossime partite? Gli auguro in bocca al lupo e devono metterci quello che sanno, perché stanno facendo un grande lavoro. Ti farei perdonare per l'interruzione di questa serie utile, di questa serie on fire, al tuo ritorno, la promessa? Sì, ritornaci di peso. Complimenti, Luca.